Kiss. Colpi. Anche le vocine facciamo. Buon Dio, aiutami, Arceus. Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Ciao a tutti, io sono Ivan, il cosplayer di Avanti un altro. Sono felice di essere ospite sul canale di Mamma me lo compri con il buon Samuele. E oggi faremo una intro special, giocheremo ad Avanti un altro. Prima di passare al contenuto di questo video, buonasera, benvenuta a questa puntata. Buonasera. Buonasera. Piacere. Mi dica tutto. No, io le devo dire qualcosa. Certo, mi dica di dov'è, quanti anni ha. Ah, giusto, sono di Milano, 33 anni, faccio il filmmaker e lo youtuber nel tempo perso. Volevo essere in televisione. Saluta, ciao, sono in TV. Ciao, sono in TV. Siamo su YouTube e in TV insieme, non è da tutti. Allora, mi dica. Sì. Ma posso spiare le risposte? Eh no, non c'è neanche l'aiuto del pubblico, siamo cattivi davanti a un altro, non è come da Jerry Scotti. Allora, mi dica, sì. In Giappone i primi videogiochi di Pokémon che vennero rilasciati furono Pokémon Rosso e Pokémon Blu oppure Pokémon Rosso e Pokémon Verde? Rosso e Blu? No! No! Cosa fa? Va! In Occidente vennero rosso e blu, in Giappone furono rosso e verde, che sono sempre due colori contrari. Allora passiamo alla domanda successiva. Mi dica, come si chiama il druido che nel fumetto di Asterix e Obelix produce la pozione magica che rende incredibilmente forti Idefix o Panoramix? C'è anche il tempo. No, abbiamo tutto il tempo del mondo. Certo che c'è il tempo, abbiamo 15 secondi. Idefix. No. Idefix è, pensi, Idefix è il nome di un cagnolino, che è il cagnolino di Obelix. Quindi ha dato del cane al celebre druido. Che lavoro fece in gioventù Papa Francesco? Il barman o il buttafuori? No, è il barman. No. Ma non è vero, ma è possibile. Pensi, è passato da un estremo all'altro. Ma è possibile, ma è vera sta cosa? L'ha segnata davvero? Tanto sei vero. Nei pizzoccheri ci vanno le carote a pezzi o le patate a pezzi? Le patate. Se mi cadeva sulla cucina italiana era un po' un problema. Allora ora andremo al PD Cozzaro. Andiamo al PD Cozzaro. E lei ha diritto a una pescata. Vediamo un po' cosa le capita. Vediamo come facciamo. Venga, se vuole mi indichi un pedicozzo. Questo. Sì. Allora, pedicozzo del pedicozzaro. Sì, si sieda pure, Ivan. Allora, vediamo un po' cosa apriamo oggi, ragazzi. Lei ha vinto una action figure della McFarlane, che è la moto di Batman, che andremo ora a ripresentare. Grazie per la partecipazione e complimenti per la vincita, è di lusso, direi. Grazie. Ragazzi, se lo volete vedere in puntata davanti a un altro, che è più pazzo di me, il link è in descrizione comunque, perché ha partecipato davvero. È da lì che nasce l'idea. E ha fatto anche un... No, questo è meglio che se lo tagliamo, però. Sono gli imprevisti del mestiere, i rischi del mestiere. Esatto. Come quando Rocco Siffredi, durante delle riprese, venne punto sul pene da un'ape. In un bosco, è vera questa cosa, non è una battuta, e gli divenne grosso, o era già grosso forse. Allora, oh, bella, questa viene dal film The Batman, giusto? Sì, sì, dico sì. Bene? Mi devo ancora riprendere. Sì, dici bene, questa ce l'ha mandata Comics and Figure per aprirla. Sì, dal film, c'è solo la moto però, capito? Vendono solo la moto. Batman l'hanno già venduto al mercato nero. Esatto. L'hanno venduto come lottatore dei Fight Club clandestini. Ragazzi, andiamo ad aprire questa Bat Cycle oggi, McFarlane. Non ho più il coltello, Ivan, cosa facciamo? Ci affidiamo al buon Dio. Arceus, salvaci. Stiamo per aprire The Batman Multiverse con Ivan, di avanti un altro. Ivan e basta. Ivan. Che poi di avanti un altro discorso. Se non sapete la storia, andate a vedervi il video del Gardacon, perché sappiate che io l'ho trovato in per fiera. Sbaglio. In fiera, l'ho trovato in fiera, ma per sbaglio, perché la gente... Io lo cercavo, non gli ho chiesto il nome quel giorno, e la gente poi l'ha cercato, l'ha stalkerizzato e l'ha trovato. E lui ancora oggi altro mi dice, che cia. Lui ancora oggi mi ha detto, ma come hanno fatto a trovarmi? Perché è una giusta domanda, ma siccome non sono stato io, non lo so, e quindi non ho più pallida idea. Ma che cazzo si apre questa? Aspetta, non devo romperla, io non è mia. Infatti. E gli sbatti questa roba che poi sbatti, vanno ridate. Ragazzi, Comics and Figure Store nel link in descrizione. Sapete che trovate queste cose scontate sul loro store. Sbatti però questa sbatti. Ah, oh, eccola qua. Come disse Archimede, Eureka.
Oh, Asterix, oh, fai delle domande difficili comunque, difficili. Ma certi sbagliano anche quelle facili. Io rimango stupito in fiera perché a volte indovina quelle difficili o magari sparano a caso. Ah, che bella, molto molto bella, molto aerodinamica. Lo sto pensando. Secondo me ci sta bene un bel pipistrellone disegnato qua per fare figo. Guardate, Bat Cycle, vabbè ragazzi, moto da sola di Batman con dietro le figurine che trovate nella McFarlane, che oggi non andremo ad aprire perché semplicemente se devono rivendere non è che strappo le cose, giusto? Non le strappiamo le cose, Ivan, perché dobbiamo tenere. È buona norma di educazione e cortesia. Allora sappiate che la vincita più alta che si può fare è il buono omaggio per un menù del Big Mac di McDonald's. Ed è uno di tutti questi PD Gozzi. Perché se no ogni fiera ci smeno 100 euro. E invece le compagnie assicurative sperano che la gente venga investita, perché investendo le persone si fa un buon investimento perché sono le prime assicurativo. Ragazzi, oggi è puntata così, perché dobbiamo fare i PD Gozzi. Allora, chi... Colpi. Anche le vocine facciamo. Buon Dio, aiutami, Arceus. Chi canta il triangolo no? Renato Zero o Adriano Celentano? Ci devo pensare, Che è meglio? Renato Zero? Bravissimo, complimentation. Indicane uno. Questo. Questo? Sì. Ragazzi, lo trovate in fiera così lui, Se lo trovate, sì. Fumatelo e giocate. È e non gratis. E non chiamate la Neuro. Allora, stavolta hai vinto. Oh, che bello, una caramella, complimenti. Grande. Provedo subito a dartela. Grazie. Perché? Ma il colore posso sceglierlo io? Certo, è un paese libero questo. Un colore, una caramella al giorno del medico di però, turno. Però la menta posso prenderla? Se vuoi sì. Ce n'è solo una, però non era un premio speciale questo. Non è avvelenata, non proprio. No, ma dico, non era speciale per altri? Il premio speciale, il menù del Big Mac. Il premio veramente speciale. Quello è il però il potresti fare anche il menù sushi, tipo il you can eat. Sì. Can eat, che una volta l'ho spiegato a mio nonno cos'è. Olio che mi fa, cos'è? Il can eat, che te mai tu il con, che mangi il cane, e sono i cinesi, allora i cinesi si dice che mangiano i cani. Sì, no? Sì, è vero, è vero. Ora andiamo ad osservare nel dettaglio la Bat Motorcycle, la Bat Cycle in tutto il suo splendore. Abbiamo il fronte, come potete vedere, molto ben dettagliato, il faro strabello. Allora, il faro, io ti fermo subito, perché il faro potevano applicarsi un po' di più però, e no? Quello è vero, sembra... Cioè, guarda, sembra un cazzo di bottone. Sembra un bottone, potevano farlo tipo effetto trasparenza, in effetti. E potevano metterci... Cioè... Oppure mettere il pipistrello. Il disegno così fa quando accendeva il faro, c'è il battesignale in moto. Esatto, così non vedo un cazzo perché è tipo la striscia. Andiamo ad osservare la tre quarti destra. Esatto. Allora, dai, a livello di motore direi che... Molto realistico. Questi sono decisamente meglio applicati. Moto realistico. Molto moto realistico. Moto realistico. No, quasi sono applicati, ecco, i cerchi anche... Guarda anche la ruota col freno. Cioè, quella la ruota anteriore. Col cerchione, sì, anteriore. Io direi che è fatta bene. La cosa che mi ha stupito è che girano le ruote. Lo so che sembra scontato, però ragazzi, pensavo non girasse. Infatti, che facesse solo... Esatto. Invece... Com'è la rotazione del manubrio? Gira, no? Sì, guarda. Gira alla grande. Gira alla grandissima. Va spinta praticamente. Spinta. Ci abbiamo il motore. Sai cosa mi piace anche? Le marmitte. Le marmitte sono fatte bene. Molto belle. Perché molto sono belle, fatte... effetto cromatura. Esatto. E anche il bruciato del motore che spinge. Perché nelle moto succede davvero questa roba. Quindi molto molto bella. Ovviamente ragazzi, tutta plasticaccia. E vabbè, McFarlane, tutta plasticaccia. E vediamo il dietro. Allora, il dietro è sempre l'altro lato destro. Bella, dai, anche la struttura della ruota qua. Sai cosa mi piace? Che hanno... È tutto un po'... È usata, non so come si dà il senso di vissuto, dal senso di più vissuto. Realistico, cioè di una moto che non è che lì in garage fa la brassatura, la usa per fare le ronde notturne. Opaca, ecco, dei pezzi lucidi, anche la cromatura sarebbe stato più carino lucido, ma sappiamo che McFarlane non si può avere tutto nella vita. Esatto, purtroppo. Però complimenti per l'impegno a McFarlane, tanta roba, devo dire. Ora sì. Passiamo direi all'altro lato, all'altra tre quarti. Vai. Anche qui abbiamo una fantastica realizzazione della parte meccanica. Ecco qua, partiamo dalla ruota allora, Ivan. Com'è? Anche qui molto bello l'idea dei freni. Vero. Il cerchione, molto bella. Fatto bene. Peccato, sai cosa? Non gli hanno fatto l'ammortizzatore. Di solito questo qua si abbassa. Esatto. Vabbè, però... Forse sarebbe stato veramente una chicca. Parte del motore, ragazzi, anche dall'altro di qui, lato. Niente da dire, eccellente direi. Effetto cromatura molto bello, però sarebbe stato più bello se fosse...
stato in metallo. Esatto, però... soprattutto questo giallo così, d'altra parte non c'è sto giallo olio nel brutto. È vero. Cioè questo giallo è proprio troppo staccato, non fa così, non brucia così una marmitta, ragazzi, è più sfumata in realtà, quindi boh, vabbè, questa potremmo impegnarsi un po' di più. C'è anche la catena sulla ruota e dai, la meccanica non è male, vediamo dentro la parte del radiatore. Eccola, oh, vediamo il lato B della moto. Il lato B della moto, dentro vedete il radiatore, credo che sia la parte, sì, quella di raffreddamento, molle tutte finte, ovviamente disegnate. Vabbè, non male, la gomma è gomma, toccala, sì, è gomma. È più gomma di rubber di One Piece. Ok, è più gommosa di One Piece, quindi gomma. E dai, la ruota è carina perché gli hanno fatto almeno i tagli. I tagli. Male, sì. Deve cambiarle anche la perché... ruota anteriore, che andremo a vedere, ha dei bei tagli. Vedremo il fronte. Ora vediamo, andiamo a vedere la parte anteriore, il fronte nel dettaglio. Abbiamo anche qui un fantastico effetto di tagli sulla gomma anteriore. Il faro, come hai detto tu prima, potevano impegnarsi di più, ma... Fa cagare, è brutto. È brutto, sì. Vabbè, il mio falegname con 20.000 lire lo facevamo. Esatto, e invece qua abbiamo la parte alta che è opaca, vabbè, questo sarebbe da tenere lucido, fa niente. Vabbè, qua sopra è invece più bruttino, secondo me, questa parte è più bruttina. La sella com'è? Qua è proprio plastica, questa è plastica, proprio plasticazza brutta, eh. Qua potevano impegnarsi un po' di più McFarlane, ma sappiamo che è una fascia di prezzo accessibile a tutti, quindi non ci lamentiamo di questa moto. E vediamolo un attimo nel totale, tirala in piedi. Quindi questa dovrebbe tenersi Batman sopra e dovrebbe essere la sua, ma però ce l'ha un cavalletto per farla stare in piedi? Che è questa base fake che io non ho aperto perché ovviamente dovete aprire voi a casa quando la comprerete in sconto da Comics and Pure Store. Vedete, questa è la base del cavallo dove potete tenere la Bat Cycle in piedi e poi c'è la sua carta. Che cazzo è questo dettaglio? Una mano. Ma stai scherzando? Una mano? C'è una mano, adesso te la faccio vedere. E vabbè ragazzi, c'è anche una mano dentro. La moto sicuramente ha un bel livello di realizzazione e struttura, però in alcuni punti poteva essere ideata meglio. Nel complesso mi soddisfa come figure, come insieme di dettagli. Un voto complessivo a questa figure della Bat Cycle, un bel 7 pieno. Molto gradevole, soprattutto per gli amanti del Cavaliere Oscuro, perché Batman è eterno, per me è il miglior personaggio della DC Comics. Da bambino avevo il costume di carnevale di Batman. Questa moto secondo me è il 7 giusto, anzi un 7 e mezzo perché il prezzo sappiamo che non è altissimo. È plastica, raga. Cioè è plastica. Però se collezionate le cose di The Batman va presa, perché comunque da lontano, se non vai nel dettaglio, se la guardi da lontano può dare delle soddisfazioni insieme a Robert Pattinson mascherato. Per oggi è tutto, quindi direi avanti un altro con un'altra action figure e facciamo un altro unboxing con Ivan, che sono stato molto felice di essere qui e sono stato sul serio da Bonolis. No, cos'è? Ricordate che il mio scopo di vita prossimo e ultimo è partecipare a Ciao Darwin, se dovessero fare un'altra edizione. Cazzo, prossimo e ultimo? No, nel senso che poi ho raggiunto quello scopo, posso dire di aver raggiunto tutti gli scopi della mia vita. Oppure condurre Ciao Darwin. Condurlo io. Con le ballerine. Certo, tutte le ballerine che vuoi. Va bene, ciao ragazzi, è stato bello avervi qua con noi. Saluti a tutti, buona continuazione.